comandante della Polizia Provinciale Lucia Rea. Mesi di duro lavoro, stamattina prende il via finalmente sul territorio questo nuovo presidio della Polizia Provinciale. Un'altra sfida effettivamente vinta, perché l'apertura di questo distretto non è stata cosa facile. Le competenze sono quelle che in realtà ha la Polizia Provinciale, cioè tutte, la stradale, l'ambiente, la Polizia Giudiziaria, la venatoria, il controllo delle strade, ma prevalentemente questo distretto ha una finalità fondamentale, che è quella della repressione dei reati ambientali, perché questo è un drammatico territorio aggredito da quasi tutta la categoria dei reati ambientali, dall'abusivismo edilizio allo smaltimento illecito dei rifiuti, e quindi noi saremo presenti in cooperazione con le altre forze dell'ordine, perché naturalmente sarebbe un'illusione inutile pensare di poterci riuscire da soli, ma cooperando con le altre forze dell'ordine, con la procura di Nola, con la quale già lavoriamo e collaboriamo, possiamo dare un senso tangibile con la nostra presenza. Noi partiamo con 20 unità, ma cresceremo, stiamo aspettando i concorsi per poter aggiungere un altro po' di uomini a questo distretto. Al momento purtroppo un altro non riusciamo ad aprirlo perché siamo pochi, e però nel momento in cui ci sarà portato a termine il concorso, probabilmente riusciremo ad aprirne un terzo. Ci vuol dire quale? Diciamo che adesso probabilmente l'area nord necessita di una nostra presenza, che è un territorio altrettanto martoriato. Presidente Cesaro, inaugurazione del nuovo distretto della Polizia Provinciale. Abbiamo deciso con l'amministrazione provinciale di dare un grande impulso, ma soprattutto di dare ai territori la presenza di questo corpo di polizia di provinciale, che esiste e che sta lavorando egregiamente, e che su un territorio come questo, dove sono impegnati quasi 20 uomini nostri della Polizia Provinciale, daranno certamente un grande contributo alla legalità e soprattutto cercheranno di evitare reati ambientali che questa zona ha subito per tanti anni. Credo che proprio questo rapporto tra procura, forze dell'ordine e corpo di polizia provinciale sia un fatto positivo, ma soprattutto diamo all'esterno un grande segnale di cambiamento, un grande segnale che lo Stato esiste. Maggiore capacità operativa da parte della Polizia Provinciale sul territorio e in particolar modo su questo distretto. Ciò significa una ulteriore capacità di reazione a tutta una serie di problematiche, tra le quali sicuramente i crimini ambientali. Ecco, su questo fronte penso che la provincia di Napoli meriti davvero il plauso dei cittadini, e tenendo anche conto che contrastare la criminalità ambientale significa quasi sempre contrastare anche la criminalità organizzata. È un tema sul quale ci stiamo battendo su ogni parte del territorio provinciale e del quale dobbiamo, come dire, riconoscere la provincia ha fatto un suo caposaldo nei piani di lavoro. Sì, la presenza di un distaccamento della Polizia Provinciale qua significa molto, molto per noi, significa poter lavorare insieme alle altre forze dell'ordine per un presidio effettivo sul territorio, che è un territorio particolarmente devastato dalla incuria, dallo stato di abbandono e dall'abusivismo. Su questo versante contiamo di avere un contributo importante alla Polizia Provinciale, che insieme alle altre forze di polizia riuscirà ad assicurarci un controllo questa volta veramente efficace. Prevenzione, io credo che questo sarà il compito principale che cercheremo di affidare coordinandoci con il comando della provinciale a questo distaccamento. Prevenzione per tutto quello che riguarda sia il momento dell'inquinamento, ivi compreso quello naturalmente dei rifiuti, che è un tema ancora bruciante, sia quello dell'abusivismo edilizio. Onorevole Paolo Russo, il significato di questo nuovo presidio della Polizia Provinciale sul territorio?
Due cose, intanto che la provincia ha strumenti importanti capaci di valorizzare i territori, e l'altra cosa, questo è un luogo di eccellenza, eccellenza dal punto di vista delle pratiche ambientali, grande capacità e attenzione su questo fronte, nel passato anche grandi criticità ambientali. Avere un luogo istituzionale dove una forza di polizia importante trova il naturale punto di riferimento in collegamento con gli enti territoriali, in collegamento con la procura, è per noi motivo di orgoglio, motivo di vanto, ma soprattutto un servizio in più al cittadino. In questo senso credo una grande opportunità.